Dunque, tu sei re? L'anno liturgico si conclude con questa solenne, impegnativa e umanamente imbarazzante domanda che Gesù si sente rivolgere, lui oramai condannato, prigioniero, da Pilato, dal rappresentante del potere politico. Dunque, tu sei re? Sono a confronto due concezioni totalmente opposte, una umana, basata sulla forza, sulla logica del potere, del compromesso, sull'imposizione e la violenza, sull'inganno. Il re che domina è un re che guarda a sé, al limite al bene, anche di un suo progetto, del suo regno, ma a costi molto alti, per cui ci sono schiavi, poveri, nemici, morti, guerre, impegni per alcuni contro altri. E dall'altra parte c'è Gesù, disarmato, senza nessun esercito, ha solamente predicato, annunciato, ha incontrato, ha seminato del bene. Il suo regno è vero, non è di questo mondo, che non significa che non è un regno che possa cambiare la storia, entrare nelle vicende umane, ma la sua origine non è da noi, non viene dagli uomini. È un regno che ci viene donato, che viene dall'alto, che Dio mette nelle mani e nei cuori e nelle menti degli uomini e delle donne della terra attraverso la testimonianza unica di Gesù. Sì, lui è re perché in questo modo, mettendosi dalla parte della verità, la verità di Dio, che è verità dell'uomo, di ogni uomo, nessuno escluso, in questo modo egli inaugura e compie il disegno di Dio che corrisponde alle attese dell'intera umanità. Lui è dalla verità, lui è per la verità, non una verità astratta, ideologica, ancora una volta imposta da alcuni mentre altri ne devono pagare il prezzo altissimo. No, assolutamente. La verità che Gesù propone, mostra è se stesso, è la sua fedeltà, è la sua disponibilità a stare sempre accanto all'uomo, anche quando l'uomo si mette di fronte o addirittura contro di lui. Sì, Gesù ama, la verità che Gesù insegna e comunica è il suo amore, è l'amore di Dio per gli uomini. Entrare in questo regno, vivere costruendo mondi nuovi e relazioni nuove, per noi significherà annunciare il Vangelo, testimoniare la Pasqua del Signore, essere partecipi della realtà nuova che sta venendo fuori, sì, dalla parte della verità, fedeli non tanto a un'idea, a un messaggio o a un progetto nostro bello e grande, no, fedeli a Dio perché vicini all'uomo. Solo così seguiremo Gesù e contribuiremo alla edificazione del mondo nuovo che lui è venuto a portare sulla terra e che sta crescendo giorno dopo giorno.